Ciao amici, bentornati su Giugissima. Spesso mi chiedete come ho fatto a imparare il francese e quali sono stati i diversi stadi del mio apprendimento. Oggi vi parlerò dei passaggi principali del mio percorso di studio del francese, di come ho imparato questa lingua, sperando di potervi aiutare ed ispirare se anche voi desiderate imparare il francese. Ho fatto un video simile anche per quanto riguarda il mio apprendimento dell'inglese, vi lascio il link in descrizione e qui sopra nel caso in cui foste interessati. E giovedì prossimo uscirà la continuazione di questo video in cui vi parlerò di tutte le risorse, i libri, le grammatiche, i corsi online, tutto quello che secondo me è utile e può aiutarvi ad imparare il francese, incluse anche le risorse che ho utilizzato io. Ma passiamo ora alla mia storia d'amore con il francese. Fin da piccola ho sempre desiderato di saper parlare il francese perché mi piaceva il suono di questa lingua e mi piaceva il modo di parlare che consideravo fine dei francesi. Per molti anni io e i miei genitori siamo andati in vacanza in barca a vela nel sud della Francia, abbiamo navigato in varie zone del sud della Francia ed è stato in queste occasioni che ho iniziato a sviluppare un interesse per la lingua francese, per la cultura francese. E poi, essendo piemontese, ho sempre percepito un po' l'influenza francese dal punto di vista culturale e anche della lingua nella mia regione. Ho iniziato a studiare francese in prima media e l'ho studiato per 3 anni. Credo di aver imparato parecchio considerata l'età e comunque il fatto che si trattava di una scuola media, perché comunque mi ricordo che nelle estati delle medie, quando andavo in Francia con i miei genitori, riuscivo a comunicare con i francesi. Poi però, quando ho iniziato il liceo scientifico, non ho più avuto francese come materia di studio a scuola e non l'ho più studiato con costanza, quindi ho dimenticato gran parte di quello che avevo studiato. Ogni tanto prendevo in mano i libri, ma comunque non riuscivo a portare avanti lo studio in modo continuativo perché avevo tante altre cose da studiare. E poi comunque avevo intenzione di imparare bene l'inglese, che era una materia di studio a scuola. È stato poi all'università che ho davvero imparato la lingua francese. Al primo anno di giurisprudenza all'Università di Torino ho partecipato ad un lettorato di lingua francese, un vero e proprio corso di lingua, di grammatica, in cui si imparavano anche vocaboli, si studiava proprio la lingua, ed è andato avanti per entrambi i semestri del primo anno e entrambi i semestri del secondo anno. Il primo anno ho fatto il corso principiante, il secondo anno ho fatto il corso intermedio avanzato. Ho anche studiato molto per conto mio, studiavo grammatica, facevo i compiti per il corso e poi facevo degli approfondimenti studiando vocaboli ulteriori, cercando di leggere alcuni testi, di guardare video. Durante i primi 2 anni di università ho anche partecipato a moltissime conferenze e attività, workshop in lingua francese offerti dall'università, quindi su materie giuridiche, e in questo modo ho anche acquisito un po' di lessico giuridico in francese. Durante il terzo anno di università ho messo un pochino il francese in stand-by perché ho partecipato ad un grosso progetto internazionale in lingua inglese, un progetto di diritto, la Wismut Court, se qualcuno ne sa qualcosa, e poiché il progetto era in inglese avevo bisogno di potenziare il mio inglese, quindi mi sono concentrata al 100% sull'inglese. In più dovevo anche fare domanda per dei programmi di scambio, soprattutto per quello che avrei fatto l'anno successivo a Londra al King's College, e avevo bisogno di portare il mio livello di inglese alle stelle e quindi ho tralasciato un po' il francese. Ho preso una pausa dal francese per circa 9 mesi, proprio la durata di questo progetto al quale ho partecipato, ma a partire da inizio maggio del mio terzo anno ho ripreso in mano i libri di francese e ho ripreso a studiare francese con molto impegno perché avevo un'ottima ragione accademica per farlo. Mi ero prefissata di entrare ad un master di diritto molto selettivo a Parigi, all'università Sciences Po, che si sarebbe svolto durante il mio quinto anno. Il master era molto costoso, la retta era abbastanza alta, ma se io fossi riuscita ad entrare nella lista Erasmus, ad arrivare prima per quella destinazione, avrei non solo risparmiato i soldi della retta, perché con il programma Erasmus non si pagano le rette, ma avrei anche usufruito della borsa di studio Erasmus e quindi avrei potuto coprire una parte delle spese che avrei dovuto sostenere a Parigi. Per arrivare prima nella classifica Erasmus per Parigi avevo le carte in regola per quanto riguardava la media, perché la mia media era molto alta,
ma mi mancava una certificazione in lingua francese e la certificazione che mi serviva dal mio punto di vista, proprio per essere sicura di ottenere il punteggio più alto, era il DALF C1. Così a inizio maggio ho deciso di mettermi d'impegno, mettermi sotto con lo studio e di preparare l'esame del DALF C1 per la sessione di novembre. Nei mesi successivi fino all'esame ho studiato tantissimo francese in tutti i miei momenti liberi, perché considerate che comunque avevo gli esami universitari e alcuni esami che dovevo anticipare perché l'anno dopo sarei appunto andata a Londra, e quindi ho infilato veramente il francese in ogni momento libero che avevo, cercando comunque di portare avanti anche l'inglese, perché volevo arrivare a Londra con una buona preparazione di inglese, o almeno volevo mantenere il mio livello di inglese giuridico. Ho studiato moltissimo francese durante l'estate, ricordo che finiti gli esami a luglio ho preso tutto, mi sono trasferita sulla barca vela dei miei genitori da sola, senza televisione, senza distrazioni, e ho studiato semplicemente francese dalla mattina alla sera. Sì, ero in barca, quindi ogni tanto vedevo il mare, ma non uscivo in barca ovviamente perché ero da sola e non avevo molti amici lì al mare, quindi potevo concentrarmi al 100% sullo studio della lingua, e non avevo neppure l'iPhone, non mi ricordo che telefono avessi, ma comunque non avevo tutte queste distrazioni dei social sul telefono, quindi ho studiato davvero tanto. Sono rimasta lì per più di un mese, forse un mese e mezzo, mi sono concentrata sulla grammatica, sui vocaboli, ho studiato veramente tanto. Secondo me, come vi ho detto anche altre volte, lo studio individuale fa tantissimo. Tuttavia mi sono anche resa conto che lo studio individuale non sarebbe bastato a farmi superare l'esame, perché conoscevo tanti vocaboli ma non avevo nessuno che mi correggesse i miei elaborati scritti e non avevo nessuno con cui parlare in francese. Per superare l'esame, ma anche per imparare bene il francese, per imparare bene a produrre in francese, avrei dovuto interagire di più in francese. Così ho deciso che avrei attinto ai miei risparmi, che avevo messo da parte dando moltissime ripetizioni negli anni precedenti, ho attinto ad una parte dei miei risparmi, e ho trovato un Airbnb a Parigi, ho prenotato un treno da Torino a poco prezzo, e l'unica cosa per cui ho speso un po' di più è il corso di francese all'Alliance Française di Parigi, che comunque è costoso ma non è una cosa fuori dal mondo. Ho continuato a studiare fino a inizio settembre sono partita per Parigi appunto con il treno, e sono andata a vivere in questo micro appartamento in una mansarda di Parigi, però abbastanza in centro, e ho iniziato una nuova vita che sarebbe durata soltanto qualche settimana a Parigi. Al mattino mi alzavo prestissimo nel mio micro appartamento e iniziavo a studiare. Studiavo, seguivo il mio programma di studio di grammatica, facevo esercizi, ripetevo, semplicemente studiavo. Poi a metà mattinata, dopo 5 ore di studio, uscivo e andavo a vedere qualche museo, a vedere qualcosa in città, perché all'epoca avevo meno di 26 anni e tutti i musei sono gratuiti per chi ha meno di 26 anni, quindi potevo andare a visitare qualunque cosa senza spendere soldi. Spesso prendevo le audioguide da ascoltare in modo da poter imparare visitando il museo, poter esercitarmi alla comprensione orale, e leggevo tutte le descrizioni nei musei, mi portavo anche un quadernino su cui scrivevo le parole che non conoscevo, che poi avrei cercato quando sarei tornata a casa, avrei continuato a ripetere. Quindi ho cercato di rendere la mia esperienza anche di viaggio, proprio di esplorazione a Parigi, una buona occasione per imparare il francese, e cercavo di interagire con tutti, dal supermercato alle persone al museo, con qualunque persona io incontrassi in francese. Poi pranzavo, e subito dopo pranzo all'una andavo a lezione di francese all'Alliance Française. Avevo lezione fino alle 4, alle 5, avevo 3 o 4 ore di lezione. Era un corso intensivo, ero con altri studenti del mio stesso livello, e credo che all'epoca il mio livello fosse tra il B1 e il B2, sicuramente non superiore al B2. E io avrei dovuto sostenere l'esame del DALF C1. Le lezioni erano molto intense, cercavo di partecipare il più possibile. Dopo le lezioni uscivo sempre con i miei compagni di corso, andavamo in qualche parco, andavamo a fare una passeggiata e parlavamo sempre solo in francese, quindi era una buona occasione per utilizzare quello che avevamo imparato in classe. Poi tornavo a casa e la sera continuavo a studiare per tutta la serata, e poi andavo a dormire e la routine cominciava. Quindi è stata, diciamo, una vacanza studio tra virgolette, un viaggio di studio, ma
in cui mi sono impegnata veramente tanto per raggiungere il mio obiettivo, che era migliorare il francese, non soltanto farmi una vacanza, perché di momenti di... cioè ho avuto dei buoni momenti in cui visitavo musei e tutto mi piaceva tanto, ma comunque 24 ore al giorno il mio obiettivo era quello di imparare il francese. E ovviamente quando arrivavo a casa la sera dovevo anche fare i compiti per la lezione del giorno dopo, perché poi al mattino avrei seguito il mio programma di studio, quindi le mie giornate erano veramente dense di studio del francese. E la sera cercavo di guardare magari anche una mezz'oretta di TV in francese per allenare la mia comprensione orale e cercare di imparare qualche parola nuova. Tornata in Italia, dopo qualche settimana, il mio francese era migliorato tantissimo, mi sentivo molto più fluente, conoscevo tantissime parole e poi dopo aver vissuto per qualche settimana immersa nel francese, sentivo veramente che quella lingua era un po' entrata in me. Però non mi sentivo pronta a sostenere l'esame. Era fine settembre, inizio ottobre e cercavo di svolgere gli esercizi, svolgevo bene tutti gli esercizi di comprensione scritta, comprensione orale, ma sulla produzione scritta e produzione orale non avevo un riferimento, perché non sapevo se i miei elaborati e la mia esposizione andavano bene per l'esame. E così ho deciso di affidarmi ad un insegnante di francese madrelingua di Torino che a prezzi bassissimi, veramente io sono rimasta tanto stupita di quanto bassi fossero i prezzi, mi ha aiutata a preparare l'esame, quindi mi aiutava a preparare l'esposizione orale, mi correggeva e correggeva tutti i miei elaborati. Non menziono il nome di questa persona perché credo che non dia più ripetizioni, però sono certa che ci sono tantissime persone anche online che possono fornire lo stesso servizio a prezzi bassi. Andavo di persona da lei a Torino 2 o 3 volte a settimana, ci sono andata per le settimane fino all'esame, che era a novembre, e studiavo tantissimo. Ovviamente erano ricominciate le lezioni all'università, avevo cose da studiare per gli esami e dovevo anche preparare gli esami della sessione invernale, perché sarei anche andata a Londra, quindi avrei dovuto anticipare alcuni esami. Però sono riuscita a studiare in maniera soddisfacente, ho passato l'esame, l'ho passato con un buon voto, quindi ho conseguito la certificazione C1, sono stata contentissima e quindi il mio studio e i miei sforzi sotto quel punto di vista sono stati ripagati. Ho poi passato il quarto anno a Londra, dove ovviamente ho parlato principalmente inglese, ho studiato solo inglese, ho utilizzato un pochino il francese con alcuni dei miei compagni di corso svizzeri e con alcuni vicini di casa che erano francesi, ma comunque la maggior parte della mia vita si svolgeva ovviamente in inglese. Ho continuato a guardare un po' qualche video, notizie e a leggere libri in francese proprio per non dimenticare la lingua. Intanto, mentre ero a Londra, ho vinto 2 borse di studio per l'anno successivo, quindi per il mio quinto anno, una per andare all'università McGill a Montreal in Canada, in Quebec, dove si parla francese, e l'altra per andare appunto a Sciences Po a Parigi, quella borsa di studio che avevo tanto desiderato per entrare al master. Ho partecipato ad entrambi gli scambi. Prima sono andata in Quebec, dove ho utilizzato il mio francese, anche se l'accento québécois è molto diverso dall'accento francese e talvolta si tratta proprio di una lingua diversa, le parole sono veramente diverse. Comunque ho utilizzato, io parlavo il francese che conoscevo, loro mi rispondevano, a volte non sapevo il significato di qualche parola, ma comunque ci capivamo bene. Mentre il Quebec è uno stato in cui si parla il francese, Montreal è una città proprio bilingue, inglese-francese, quindi si può comunque anche parlare inglese. Tutti i miei corsi erano in inglese e parlavo anche con alcuni dei miei compagni di università canadesi in francese. È stato poi a Parigi che ovviamente ho utilizzato il francese in ogni momento della mia vita quotidiana. A Sciences Po avevo lezioni ed esami metà in inglese e metà in francese, quindi ho utilizzato anche molto il mio francese accademico e poi ho utilizzato francese in ogni momento della mia vita quotidiana, perché ovviamente a Parigi tutti parlano francese. Sono diventata fluente, ho continuato a studiare, perché comunque per imparare bene una lingua bisogna continuare a studiare, ci sono sempre parole nuove. E ricordo che nel periodo in cui ho vissuto a Parigi ho letto tantissimi romanzi di letteratura francese. A me la letteratura francese piace molto e in quel periodo andavo in tutte le librerie di libri usati, compravo libri a pochissimo prezzo, li prendevo addirittura in biblioteca.
biblioteca e poi li leggevo e da quei libri imparavo anche molto il francese. Come avevo già detto nel video sull'inglese, vivere in uno stato in cui si parla una determinata lingua non è sufficiente per diventare fluenti in quella lingua. Credo che vivere all'estero, immergersi nella lingua sia molto molto utile per impararla, ma non sia sufficiente. Conosco anche persone che hanno vissuto all'estero e non hanno imparato la lingua dello stato in cui vivevano, proprio perché è necessario avere un forte interesse per l'apprendimento di quella lingua, una motivazione, e anche sforzarsi, metterci il tempo e l'energia ogni giorno, cercare le parole sul dizionario, ascoltare attivamente, leggere tutto quello che c'è, cercare di scriversi le parole che non si conoscono. Ci vuole molto impegno e bisogna dedicarci tempo. A me è una cosa che è sempre piaciuta, lo faccio ancora oggi a Copenaghen in Danimarca, sebbene io parli danese, comunque ci sono sempre parole che non conosco, che mi scrivo e che cerco di imparare, quindi bisogna veramente metterci dell'impegno. Questo non lo dico per scoraggiarvi, ma soltanto per disilludere chi pensa di trasferirsi in un posto e di imparare immediatamente la lingua, senza fare niente attivamente. Secondo me, questa è la mia esperienza, bisogna impegnarsi molto. Dopo la laurea, negli ultimi 3 anni, ho vissuto a Copenaghen, quindi ho imparato una nuova lingua, il danese, ho lavorato prevalentemente in inglese, italiano, un po' in danese, non ho utilizzato molto il francese. L'ho utilizzato per parlare con alcuni colleghi, con alcune persone che ho conosciuto qui, continuo a leggere libri in francese una volta ogni tanto, guardo le news in francese, guardo qualche video, ma comunque non utilizzo il francese così tanto nella mia vita quotidiana. Ed è per questo che ogni tanto sento il bisogno di ripassare qualche argomento, ma di recente, come avrete visto in uno dei miei ultimi vlog, ho ricominciato a studiare un po' di diritto francese perché nell'ambito del mio lavoro qui a Copenaghen ho la possibilità di lavorare su alcune transazioni, alcuni progetti in Francia, e per farlo ho bisogno di avere alcune conoscenze specifiche degli istituti giuridici sui quali dovrò lavorare. E quindi sto studiando alcuni aspetti del diritto francese, ovviamente li studio in francese e parlo con colleghi e persone esterne al mio luogo di lavoro in francese. E questo sicuramente è un ottimo modo per tenere viva dentro di me questa lingua. E poi ovviamente utilizzo il francese ogni volta che vado a Parigi, ogni volta che vado in Francia, e cerco di utilizzarlo quando incontro persone che parlano francese. Se volete imparare il francese, quindi, iniziate a studiarlo individualmente. Soprattutto noi italiani abbiamo una grande fortuna nell'apprendimento del francese, perché la grammatica è strutturata in modo molto simile alla grammatica italiana, quindi abbiamo già una chiave per decodificare questa lingua. Vi consiglio davvero di procurarvi dei materiali e iniziare a studiare individualmente. Non costa molto e avete la possibilità di fare grandi progressi. Poi magari in un momento successivo potrete accedere a corsi oppure ripetizioni oppure andare all'estero, ma secondo me lo studio individuale è il primo punto di partenza. E poi la perseveranza ovviamente è molto importante, perché non basta studiare tutto un giorno, bisogna continuare a studiare nel lungo periodo. Non perdetevi il video della prossima settimana, in cui vi parlerò di tutti i libri, le risorse, le grammatiche che io consiglio per studiare il francese, e soprattutto vi parlerò di quelli che ho utilizzato io, che mi hanno portato dove sono oggi. Fatemi sapere se anche voi avete studiato il francese, quali sono stati i vari steps del vostro apprendimento, fatemi sapere se avete intenzione di studiare il francese e perché. Seguitemi su Instagram per vedere quello che faccio in tempo reale, non perdetevi il video della prossima settimana, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, tutte queste cose che ripeto sempre. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.